Siamo qua con Leo. Ciao Leo, citato da Noah. Noah, No, sì. visto che adesso l'ha fatta giusta. Giusto. Cosa ci racconti di bello di te? Lavori in Como. Lavoro, sì, provincia di Como. Studio tuo? No, studio Terzi? di Terzi. Sì, sono lì con amici. Se vuoi dire il nome, poi basta che mi allunghi qualcosa. Si chiama Inchiostro Rosso. Ok. Sta lì Como, proprio alle porte di Como. Ma sono lì da febbraio. Siete in tanti? Siamo in tanti, siamo in sette. Wow, Sette, sì. piccolo centro commerciale, Sì, cioè tanti tipo. sette. Sì, abbastanza. Bene, ognuno fa il suo, è riuscito a far fronte. Sì, ognuno ha il suo stile, sì, diciamo di sì, ognuno ha la sua peculiarità. Com'è Como in quest'ambito? È un po' strana. È un po' Un po' strana, strana. sì, non è molto aperta da quanto vedo io. Non è molto Aperta, aperta. anche con lo stile che faccio io è un po' difficile trovare clienti giusti, no? Vengono più da fuori, diciamo che. Ok, sai che Como le poche volte che ci sono stato ricorda molto le mie zone, quindi centro un po' piccolo chiuso e poi tante periferie, cioè provincia intorno, no? Però resta comunque un paese e quindi la mentalità è del paese. Ok, è in fianco Milano, però io sono comunque in un paese, no? E quindi sì, è un po' più lento da fare. Sì, c'è il suo meccanismo da far andare nel modo giusto. Strano, che devi Sì. capire. E siete in tanti in Como a fare questo lavoro? Allora, ultimamente sì, ultimamente stanno crescendo nuove realtà in città e quindi sì, devo dire che rispetto a pochi anni fa, un paio d'anni fa, si sono aggiunti altri 3-4 studi. Direi di sì. Ne nascono, ne nascono. Sì. Eh sì, normale, è così. Sì, il ciclo della vita. Storia, da quanto tempo tatui? Tatuo da 8 anni, ho iniziato a 17 che ancora andavo al liceo, così un po' per curiosità, un po' per seguire un po' il filone che stavo facendo al liceo artistico, e niente, poi ho cominciato a smezzarmi un po' la mia vita tra studi e Liceo liceo. e questo quindi, cioè non hai Sì, fatto altro, non hai no. No, altre. beh, qualche lavorettino d'estate, Ok. però niente di Hai che. trovato la tua strada subito? Sì, devo dire di sì. Ma in realtà quando ho iniziato a tatuare non era una cosa che ho detto, ok, voglio fare il tatuatore. È stato più Mi una piace, è un hobby, curiosità. lo Sì, trovo. poi la prima volta che ho provato ho detto, buona, è quello che voglio fare, Sai basta. che quasi quasi faccio questo nella vita, hai È detto? troppo Non credo bello. andare. Beh, ma studi avevi fatto cosa? Studio fatto liceo Ah, e artistico. quindi eri Sì. comunque. Sì. Non è che hai detto, cacchio, le star si fanno i tattoo, adesso io vado a fare i tattoo. Ma E no. eri comunque già Cioè, sì, nel l'ambito era quello, diciamo. ramo. Sì, vengo più o meno da graffiti, cose così. Cioè, graffiti mi hanno portato poi al liceo artistico e poi da lì tutto il decorso. Ma la prima volta è stata, me ne sono fatto io addosso uno e ho detto wow, o ho visto un qualcuno? Cioè, Sì, com'è stato il tuo primo in realtà approccio? il primo approccio ho fatto una scrittina a una ragazza. No, Ma tu eri già pieno? no, Ah, ok, proprio. forse, no, forse un paio ne avevo, sì, Non ne un avevo. paio. Mio primo io non ne avevo tatuaggi, eh. Non No. sapevo cosa stavo andando a fare, no? Ma il primo, dico la verità, ho accompagnato mia mamma a tatuarsi e poi ho detto, beh, dai, lo faccio pure io, no? Siamo qui a Boh, è andata così. Ho fatto una roba che fare i oggi non farei badanti. mai, però. Che ti sei fatto? Un bel Maori sulla gamba. Spettacolare. Wow, ci sta. Perfetto. Mi sembra che non lo porti tanto con. No, beh, È un non, ricordo. sì, non rimpiango niente, assolutamente. Però ci fosse una gamba bionica. Sì. Qualche Sarebbe strato da levare. bello. Esatto. Il tuo stile, che cosa fai? Colori del new trad. Però un po' cartoon, che Ma cosa sai che fai? non sono mai riuscito a E cosa descriverlo. fai? Boh, io dico per semplificare neo tradition, Neotrad, perché ok. mi viene più facile farmi capire, no? Sì. Però secondo me c'ha anche influenze, sai, un po' dei puppet che facevo quando dipingevo con le bombolette. E secondo me un Eri un po' writer.
Ero un writer, sì. Sì. Però devo dire che non ho mai detto ok, faccio, mi piace il neo-traditional, mi piace il cartoon, new school, voglio fare quello. È stato più una roba che si è maturata un po' nel tempo. Hai fatto anche altro, quindi prima? Bah, io ho sempre fatto un po' di tutto. Quello che capitava facevo, ma bastava fare un po' di pratica, lavorare, ero contento. Tutt'oggi ti capita di fare pezzi che non sono in linea con... Ti dico la verità, fino a un paio d'anni fa sì. Adesso ultimamente è proprio selezione. Mi scrivono e mi dicono, cazzo, mi piacerebbe fare qualcosa di tuo, mi piacciono i tuoi lavori. E quindi si è creata un po' quella cerchia di persone che mi cercano per quello che faccio, okay, quel posto su Instagram. Io ho gli amici e i vecchi clienti che non riesco a fare la giusta cosa. Si ricordano 10 anni fa, ma questo scritto me l'hai fatto tu? Ho capito, ma sono 2 anni che non faccio lettering, ho il collega in fianco che è un mostro, l'ho fatto io. No, il discorso è quello, che ci sono tanti colleghi che fanno quello che chiedono. E poi siete in tanti, appunto. Sì, siamo in tanti e... Sai, magari sono convinto che magari un realistico che può fartelo meglio qualcun altro. Ci affeziona. Sì. Qualche volta bisogna anche ritornare un po' alle origini, dai. Per... Sì, no, infatti mi capita. Io ho un ragazzo che da Monza viene a farci un lettering tutti gli anni, uno, quello è così. Dico, vai, vuoi che a Milano non c'è uno che faccia lettering? No. Affezionato, ti vuole bene. A volte magari apprezzi più il pezzo fatto non egregiamente, ma con qualcuno che hai un feeling, no? Perché comunque è una roba che ti resta addosso. Sì, come penso io, è anche una situazione un po' scomoda, perché comunque una persona viene, sente dolore, e quindi deve anche trovarsi una situazione che è accogliente. Per... Hai pari tu dire, vai da Ugo che è bravissimo a fare il reel. Sì, però magari non lo conosco. Magari. Esatto, che cazzo è Ugo? Esatto. I soggetti, ho visto tanti animali, sì, perché ti piacciono a te, perché te li chiedono ormai a go-go. Allora, ormai è una roba che non riesco più a... Definiti tra un po'. Sì, l'ho fatti tutti, penso. Io più o meno sono andati tutti. No, però mi è sempre piaciuta la natura. La formica, non hai fatto? Sì. L'hai fatta? Sì, l'ho fatta una rossa. Tutte. Definite. No, ho fatto... Cioè, la natura è quello che mi ha sempre ispirato di più, diciamo. Ok. È quello che vedo e dico, cioè, c'è una bellezza, non sbaglia mai, no? Non sbaglia un colpo. Quindi ho preso sempre ispirazione da quello. Però, ti dico, mi diverto anche a fare altre cose. Ok, ma scegli ancora tu cosa fare, oppure loro vengono e ti chiedono una bestia delle tue? Mi fai una delle tue bestie? Diciamo che è un 70-30. Okay. Alcuni mi dicono fai quello che vuoi, alcuni mi dicono mi piacerebbe questo, e poi magari lì lo convinco a metterci qualcosa di... Ok, ma fai quello che vuoi è una cosa che ti piace o che ti mette in panico? Perché no, ci sono artisti, ti mette in panico. Ci sono artisti che sono felicissimi. Ci credo, però poi quando sei lì che fai un brainstorming e dici ok, posso fare quello che voglio. Le mie aspettative sono altissime. Sono altissime e poi posso fare tutto. E quindi dici, magari questa roba qua è troppo poco per... Magari lui vuole una bestia savana, tu gli fai il delfino e... Sì, c'è anche il rischio quello. C'è anche il rischio. Perché c'è un po' questa visione che meno mi chiedi più sono contento che faccio del mio, no? Invece quelli che quando dici fai, dici cavolo, adesso... Secondo me un minimo di input che ti danno è... Sì, un'indicazione. Almeno terra o mare, cioè almeno montagna o... Neotrad ma con linee fini, finissime. È difficile che usi, almeno sembrano fini. Allora, o sono pezzi enormi? Allora, uso di base un tralinea sempre. Okay. Quindi io le linee fini le adoro. Mi piace il dettaglino, mi piace mettere quella lineetta in più. Okay. Però poi per dare un po' di spessore magari anche un round shader ogni tanto lo uso. Arrivo al 14 to. Davvero, addirittura? Sì. Non si notano, però. No, non mi sembra. Sa che lì... Sì. Ma infatti tanti mi scrivono, mi piacciono perché usi linee fini. Beh, io più alto del 14 shader. Non ne ho. Non ce n'è più. Però il 9 magnum. Esatto. Ne vado storto. Sì, esatto. Invece sembrano fini, perché poi farli linee fini devi con il colore, sennò viene piattissimo, cioè devi essere bravo poi lì, no? È molto più facile forse fare un contorno strong. Sì, perché e poi lo colore anche come un po' vuoi. Quel contrasto che fa risaltare anche un po' il colore. Invece lì essere in gamba con i colori, ma per scelta ti piace la linea fine pulita? In realtà, io ti dico la verità, ho iniziato a tatuare e c'era questo ragazzo che mi ha insegnato che mi fa, te devi imparare a usare il 3.
gli altri non li puoi usare, no? E quindi ho cominciato a fare quello che facevo tutto, dalle scritte sul fianco, anche robe che dicevo, mica perché uso un 3 lì. Io ho fatto anche i mori col 3. Ecco. Giuro, perché anche la mia insegnante mi diceva, quando impari col 3 poi fai quel cazzo. Esatto, che vuoi. Il discorso era quello. No? Piuttosto poi lo passi col 7 se esce tremolo. Sì, cioè ci sta con mori col 3, non viene... No, però è una bella pratica, laghetto fine. Che poi non entra nelle pelli morbide così, è una costronza. Secondo me è un po' rimasto quello. A volte ho provato a usare anche un 5, un 7, però non vedevo quel dettaglio che mi piaceva del 3. A me piacciono sugli altri, gli Yagi Strong, però poi quando li vedo addosso che sbragano con gli anni, non mi piacciono molto. No? No, perché non è mai netto netto, come può essere un 3, un 5. Quando vai poi su 14... Così, ti rendono un pochettino, sì, non sono proprio netti netti. Bianco e nero ti capita? Non ne ho visti. Bianco e nero mi capita, sì. Allora, me ne capitano parecchi, devo dire la verità. Mi piace farli, però non li pubblico, perché penso di mantenere... Cioè, siccome preferisco comunque il colore al bianco e nero, voglio mantenere quella vetrina che è Instagram, in modo che la gente poi... sia più improntata a chiedermi una cosa colorata. Ok. Mi sento anche più preparato, diciamo, sul colore che sul bianco e nero. Ok. Instagram è un po' adesso molto pulito, molto... Sì. Prima era vado a cena, clac, vado a correre, sì. Clac. Sì, adesso è un po' più professionale, sì. Visto un po' più tipo bacche, tipo portfolio clienti, no? Prima era molto scazzo invece, sì, scarpe nuove, clic. No, poi io sono un po'... autistico, no? Su questa cosa, quindi magari a volte faccio il disegno, dico cazzo, quelli qua, io faccio una foto, la pubblico e non riesco. Ah, sporco. Solita tu. Devi fare un profilo altro, è un profilo. Sì, ci starebbe. Così ti sfoghi almeno, perché vero, dici, sì. Questa foto mi piace, ma non posso pubblicarla. È uno sbatti. Sì. Macchine invece cosa usi? Cosa ti piace usare? Ultimamente sto usando la FK Iron, la Edge. E uso quella per far tutto, linee, sfumature, colore, e mi ci trovo bene. Adesso è un annetto che la uso. Prima invece usavo le Stingray della Ink Machine. Non li ho mai usati le Stingray, ho sempre fatto Dragonfly con tutto. Ma per le non linee mi sono sempre trovato abbastanza, cioè il feedback è più o meno come quello delle bobine, con le... cioè prendete quello che dico con le pinze, però è molto simile. Bannato da sì, ti gruppi da tu. Ha detto paese. Che... Sì. Però il feedback che dava a me era molto simile a quello delle bobine. Ok. E invece ero innamorato della Beast, della... cos'era? Della adesso ci arrivo. Cos'è? Stigma. Stigma. La Beast mi ha accompagnato per anni e... La Beast. Ho fatto fatica a levarla. Io vedo che è un marchio che si è un po' perso, no? Prima spingeva tantissimo. Secondo me non è stata al passo con la rivoluzione delle cartucce. Uscita adesso con una penna. Esatto. No, le cartucce poi hanno rivoluzionato un po' il mercato e quindi secondo me non sono stati bravi a stare dietro a quello, probabilmente. Non so. Io ho visto che ultimamente hanno provato, hanno fatto fare una penna, poi un'altra, ma hanno creato confusione, io non capisco... Ne sono uscite con 3 o 4 penne, smonti il motore, come lo vedi questo mondo? Mi dicono che c'è un po' di chiusura, che ci stiamo aprendo, c'è chi dice che siamo in troppi. Fai un sunto, secondo te, del mondo del tattoo. Così mi chiedi di litigare con me. No, così apertamente. È vero che siamo in tanti, è vero che non siamo in tanti. No, secondo me che siamo in tanti è ormai palese, no? A tutti. Cioè, non è una cosa nascosta, la tenere nascosta. Secondo me, chi merita... comunque in ogni caso emerge su il resto della massa che rimane in quel limbo lì. Sì, però... io credo anche che a oggi per andare avanti e lavorare bene non devi essere solo bravo. Devi avere appunto la bacheca pulita, l'immagine, bravo, sei uno tra i tanti bravi. Devi anche avere quel colpo di... Sì, è vero, anche... O sullo stile o sul modo di fare. È vero. Perché di bravi, trovi uno che sappia fare una scritta bene, cavolo, ce ne sono tantissimi. Sì. No, ma io ho anche tanti amici forse bravissimi che però, sai, col lato di Instagram non ci lavorano come magari si deve. Magari sono timidi e non riesci a... Sì, magari a 1000 follower, lavori incredibili e dici, com'è possibile?
questa cosa. Anche perché non sembra, ma i social sono davvero importanti. Cioè, per uno che vende immagine, che sia fotografo, che sia modella, sì, che sia tattoo, il tuo negozio. Cioè, riesci a raggiungere davvero, puoi impegnarti quanto vuoi, ma sì, mai sì, quanto sì. Un social. Cioè, è davvero. Sì. Cioè, c'è gente che. Mi trovi d'accordo. Ha comprato casa con i social. Sì. Cioè, nel senso, sembra una cazzata. Metto una foto su Instagram, per te sì, sembra sì. Un gesto normale. No, no, per altri. C'è gente che fa così e ha una macchina nuova, capito? 40.000 post, non è male. Ho sbagliato tutto io, devo starci Eh no, dire. Però. Che hobby hai? Mi stavi dicendo prima che prima facevi spray, dipingevi, eh? Sì, lo fai ancora? Sì, a momenti, nel senso, non è una cosa che continuo, però, sai, avendo ancora amici che dipingono, ogni tanto mi tirano in mezzo e quindi si creano quelle giornate, quelle domeniche interessanti. Svago. No? Sì, che si condivide un po' anche lì. Secondo me è molto interessante come cosa, è una cosa che mi stimola parecchio. E poi vado a momenti, nel senso, un po' al writing, un po' alla pittura. Ma fai su muro anche quello che fai sulla pelle o lì proprio scindi, fai un altro stile, fai tutta altra roba? Ma secondo me è quello che faccio sulla pelle un po' più semplificato. Cerco di fare una cosa più grafica, giustamente per il supporto che poi ho e i mezzi che sono le bombolette. E il tempo. E il tempo, cerco di comunque di semplificare, però tendo a tenere quel filo conduttore lì. Visto che non sai dove sarai, però un tuo sogno che sai che non riuscirai mai, troppo grande, qual è che potrebbe essere? Non ne ho comprare neanche. Dubai tutta intera. Ma cioè. Sì. Ma anche comprarmi un'isola. Comprarti un'isola. Cioè, compro un'isola. Al caldo, andiamo sempre lì. Cioè, caldo. Un'isola al freddo. Quindi un'isola di ghiaccio. Sì, un'isola di ghiaccio. Un pezzo di ghiaccio. Si scioglierà sì, però, cioè sappilo che... No, perché? Speriamo di no, ma quel ghiaccio... pezzo lì lo teniamo bello al fresco. La soluzione esatto. Al surriscaldamento globale tenete il ghiaccio al freddo. Perfetto. Sì. Vedo che il livello è sempre più alto. Dai un consiglio ai nostri giovani? Un consiglio ai giovani. Un consiglio ai giovani secondo me è quello di... Immigrate. No. È quello di scegliere un qualcosa e portarlo avanti nel modo giusto. Secondo me, nell'ambito del tattoo, l'idea di base è quella di disegnare tanto. Disegnare in continuazione e cercare di portare avanti più quello, di crescere più dal lato del disegno. Poi il tattoo, secondo me, è una cosa che viene di conseguenza, no? Quando c'è quella sensibilità in più nel disegno, automaticamente la trasporti nel tattoo. Cambia solo il supporto, no? Sì, però che non base, è poco, però no, cambia solo supporto. No, però la base importante, secondo me, è proprio quella del disegnare e di farlo bene. Ok. Toccherà anche a te citarmi tra quelli che stimi. Sì, toccherà anche a me. Però voi adesso li sapete, è tutto molto più facile. I primi che non sapevano di questa domanda scappavano via. No. Ma dici, veniamo già preparati. Sì, ma in realtà sì. No, ho lasciato no, che le cose andassero un po' come vanno. Però... ho pensato sicuramente di citare la mia amica Cordero Simona, okay. Che secondo me, per quello che dicevo prima del disegno, lei lo fa da paura, perché fa dei disegni bellissimi e dei tattoo ancora meglio. E la seconda persona che vorrei citare è Francesco Bianco. Mm? Che fa una sorta di black work molto romantico, a me è sempre piaciuto, gliel'ho sempre detto, quindi lo stimo molto per questo. E la terza persona che mi piace molto è Hank Dex. Non so, fa un neo-traditional molto fico. Uomo donna? È uomo, sì. Uomo. Uomo di Milano. Di Milano, cavolo, non sapevo neanche qua in fianco. No, c'è tanti. No, a me piace molto quello che sta facendo. Tutto qua. Ok, va bene. Vuoi salutare a casa? Sì, saluto la mamma. La gente che mi segue. La gente che mi segue. No, scherzi a parte, ringraziamo Zappa. Ma che è il tuo nome o è un nome d'arte? Ma in realtà è il cognome. No, è il cognome intero che è Leo Zappa, tutto attaccato. Non lo sa nessuno, non lo capisce nessuno. Pensa che ho amici da 10 anni che dicono: ah, non ti chiami Leonardo? No, non mi chiamo Leonardo, no. Mi chiamo Matteo. Okay. Il nome prima era il mio, non era qualcun esatto. Altro. Ok. Esatto. Basta. Va bene. Ciao, grazie, alla prossima. Grazie mille. Bella. Grazie.